4-4, no? La patina bisogna prendere. Sì. Poi no, ma volete fare un'altra? No, ma prendere una patina. Prima di fare i 600 ti senti? Se fosse come il comune, 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 come il il nuovo coro dei minatori di Santa Fiora, perché il nome deriva da, abbiamo ripreso il nome di un gruppo che partecipò, fatto da minatori davvero, e partecipò negli anni 70 alla trasmissione alla RAI di Ernesto Balducci. Il repertorio facciamo più o meno il solito. Quando abbiamo bevuto si suona meglio. Infatti la canzone che facciamo ora è un'altra canzone tipica da Osteria. Si chiama Lisa di Santino e è una canzone che veniva interpretata col sistema del bei, cioè dell'accompagnamento vocale che imitava gli strumenti, l'accompagnamento musicale. E non si beve mai, 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 perché la cameriera, perché la cameriera, e non si beve. E ti crede nella chiamando delle cose tra una generazione e l'altra, in questi volti, in questi occhi, in questi personaggi così atipici, così oramai molto lontani da noi e così scomparsi, e sono stati il nostro passato e sono il nostro presente, indubbiamente, in quanto i loro sforzi, le loro generosità, le loro sofferenze, che io molto spero umilmente di poter aver ripreso e portato qui, ci hanno dedicato la nostra attualità. Ripeto, purtroppo questi volti, queste facce molto schive, molto nascoste, non amano una grande pubblicità come sempre hanno vissuto, ma hanno mosso tonnellate di terra, hanno mosso tonnellate di fatiche, hanno fatto di questa terra un mondo lavorato. Questi personaggi non devono, anche se vanno scomparendo, non devono scomparire dalla nostra memoria, perché sono veramente quello che noi siamo e non possiamo, io penso, aspettarci un futuro dimenticando la memoria storica, dimenticando chi sono stati, cosa erano, cosa hanno fatto, in cosa credevano, nella società del loro mondo. Il coro dei minatori di Santa Fiora. Un giorno andando a spassare la cucina, dove hai la compagnia.
lei ha letto il libro di Balducci Il cerchio si chiude, e poi tutti i libri di Balducci dicendo di quando vedeva il suo babbo che veniva dalla miniera. Allora si chiama Chiassi, no? C'è una strada che passate sotto il ponte, ora l'hanno addirittura asfaltata, ma era uno stradellino piccolo con i cisileni, chi a piedi, chi era più giovane in bicicletta, e facciamo tanti chilometri, cioè arrivavano e ripartivano praticamente, perché a piedi ci voleva tanto. I donne poi si arrangiavano, andava a fare faccio delle legna, vedeva verso le 8, le vedeva tutte le donne che venivano col faccio delle legna a testa. Le scarpe grosse si valori, quando vanno a forare la galleria, montagne in aria, fanno saltare. Quello che ho potuto l'ho fatto, ora non faccio più niente. Ora basta, Ce le scalette, Sì. Quali era quello che fece proprietario di Manciano, che gli disse? L'Eddemai, no? Quello fu forte. Fece l'ospedale. Questo qui dice, ho fatto del bene, insomma, questo ospedale scappa. No, quando ci fu l'inaugurazione, no? Sì, le due operazioni. C'era Pietro Buccica, uno che chiamava. Uno che lo chiamava Buccica. Dice, via, di qualcosa anche te, Buccica, di qualcosa anche te, che ci ha lavorato, aveva montato nel parco, dice, e viva l'Aldimai che ho costruito questo ospedale, dice, Dio le lo faccia godere, dice, a lui e tutta la sua famiglia. No, era un personaggio. Era di qui, io parlo di Montelabbro, dove siamo andati noi primi al lavoro. Era chiamata la Valle delle Vedove, perché la zona era una zona, diciamo, alto tasso di silice, con strati di terreno, tutto nel diaspri, e le polveri era tutto silice, praticamente. La silicosi nei primi anni ha mietuto parecchi minatori, ai primi del Novecento, quando ancora, perché è stata riconosciuta alla fine degli anni 40 come malattia professionale, si lavorava praticamente allo stato brado, senza protezioni di niente, senza accorgimenti. I primi martelli, a primi del Novecento, erano a spolvero, praticamente aria compressa, sì, però buttavano fuori polvere. Dopo qualche anno sono venuti aria e acqua. Sono giovane e grazioso, con le donne spiritoso, sono amabile, affabile, amoroso. Ma c'è un piccolo difetto, per le donne un gran diletto, sempre pronto per fare lo scherzetto. Che non senza il sesso strano, quando tocco sotto il mento, sotto il collo, lungo il corpo con la mano. Io mi allaccio la cintura, scatto e dico addirittura, che talvolta poi mi tocca destramar. Signorina, per amore che ti porto, leva tosto quella mano da quel posto. Io le dico, per amore non toccare, lascia stare, altrimenti tu mi fai solleticare. Io non so che cosa sia, che l'amore sia, io mi immagino che sia bravo. Tanti anni fa.
minuto di cazzo. Ma insomma, via. Salite, va, guardate. No, guardate che cazzo di... Madonna, cara. Perché non segni che la gente quando stava qui dentro, carcerati, forse per il tempo che non passava, questi qui erano giorni di prigionia, ma qui non è che ci stavano tanti, tanti anni. Ci stavano un po' di tempo, poi venivano, magari uno aveva rubato una gallina, uno aveva rubato qualche cosa. Questo qui era i carabinieri, la legge. Ora io che non capisco perché segnavo sempre il tempo, perché il tempo forse non gli passava mai. Boh, non lo so. Qui parla di... Dunque, 914, marzo 914, Onofri Rinaldo, Lorenzoni Antonio, 1911, ecco qui. Avanti. Attenzione alla testa. Allora, l'avevo messo a una finestra con la mano così. Qualcuno ha visto, allora, d'accordo con il coso, come si chiama? Luca Prianti, il gioielliere qui, l'orafo, sapeva che era finto e disse a uno, cioè, guarda un po' lassù, mica c'è uno che ti fa così. A me mi fa così. Ora ti aspetta quando viene giù. Era sto maligno qui, dalla finestra. Ecco qui. Dunque, che sappia io, questo orologio è datato al 1874, sicché avrebbe 131 anni. Qui, questo qui è la carica dell'orologio, questa qui è la carica della campana, questo rappresenta l'ora di fuori, chiaramente, perché sennò come fa uno a sapere che sei? C'ha dei problemi, ce l'ha, come una persona anziana ce l'ha qualche acciacco, si è levato facendo questo e questo qui nuovo, che sono di quelli vecchi, e questo pezzo qui. Diciamo che ora l'orologio batte bene, ma batte in modo perfetto. Questo va su la campana. Se lo fa battere ora tre colpi, qualcuno poi si... La gente ci sta attenta, se lo batte ora manca un quarto, tre, poi mi fanno certe palle così. È meraviglioso vederlo, però lettura ora è impossibile. Poi mi fanno mi mettono in croce. Se la prendiamo noi la colpa, tanto lo sanno che siamo qui, tre battiti. Eccolo. Ecco, tre. Visto? La colpa è la vostra, comunque. Ora diranno, vedi? Quell'orologio ora mi telefoneranno, è 20 minuti indietro. Dico, allora andate dall'occhiali, mettetevi gli occhiali così lo vedete. Guarda, si può caricare, sì, eccolo. La maniglia. Ecco, così si fa, ecco. Ecco, lo carico così intanto non ci sta arrivando il caricato. Ecco, lo carico tutto. Ecco, la sta arrivando, eccolo qui, ecco fatto. Ora se aspettate 3 minuti, qua 4, lo aspettiamo. Vediamo quando suona davvero, no? Thank you.
stato un po' questo il motivo che l'artigianato è scomparso a Santa Fiera, perché tutti si sono dedicati al lavoro della miniera e magari nessuno poi ha pensato al futuro, che poteva la miniera finire come è andata poi a fare, e questo ha portato via proprio, ecco, il discorso dell'iniziativa privata che non c'è stata. Certe volte i mestieri bisogna anche inventarsi, no? Eh? L'artigianato ce n'era tanto qui da noi. Mi ricordo quando ero ragazzino c'erano addirittura i bottai, c'erano chi faceva le vecchie seggiole di una volta, le impagliature, c'erano tante attività e anche attività commerciali. Io mi ricordo che a partire dalla peschiera, appunto, a salire fino su al centro del paese, che è la piazza, c'erano tra negozi di alimentari, vecchie botteghe di vini, ce n'era veramente tante. Poi piano piano sono scomparse. Probabilmente è stato un po' l'emigrazione dei giovani, se ne sono andati perché non c'era lavoro, un po' insieme di cose che hanno fatto finire l'artigianato così. E questo. Tu pensi che prima di questo lavoro facevo parrucchiere, però? Parrucchiere. Gira! Io sono Marichello, assai curioso. Da una cantina esco, dall'altra trace. Quando ritorno a casa, tutto umbriache. Dico, mogliera mia, facciamo la pace. Lena, mia cara Lena, tu sei la pena di questo cuore. Vorrei coprir la tua bocca, hey! Di baci, di baci, di baci, e dirti quanto mi piaci, e poi tenerti sul cuore. Viaggio sempre però con due borse, quella per servire la gente con la posta e quella per servire il mio spirito fotografico. Mi piacciono tutte le mie foto, se non le metterei fuori, sia il gelo, questa non è neve, è proprio gelo di certe giornate invernali, prima delle grosse nevicate, e me la vivo tutta, completamente, e così come un campo alle pendici del Monte Labbro pieno di fiori di maggio. Possiamo venire a Bianca è un po' la sintesi di tutta la mostra della sezione personaggi. Bianca, 95 anni, con due occhietti che sono giovani, che ti ispirano ancora una femminilità eccezionale, gli dona tutta quella giovinezza e quella forza che hai messo in 95 anni, e la sua mano che tiene il frutto giovane. Ecco, questo è il contrasto. È l'offerta che questi personaggi antichi, che noi stiamo per dimenticare, ci offrono continuamente un frutto giovane che tutti gli anni si rinnova. Oh bella, 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 bella. Sotto al letto chi ci balla, bom, 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 bom. La luna sotto il letto chi ci balla, bom, 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 bom. Il sole chi ci
fa la tarantella, e quando ci veniva a casa tua, la bella seggiolina era la mia, la bella seggiolina era la mia, ora ci vengo più legata via. La spada che fa debiti, non ti lasciare.